E ora tuffiamoci nella bufera. Se vuoi puoi restare, lo sai. No, credo che ti lascerò a rimuginare sui miei saggi consigli o a dimenticarli subito. Come preferisci. Come si fa a dimenticarli? Tu sei così convincente. Spero di non essere stata indiscreta. Non voglio che tu finisca per dipingere alberi e passerotti per il resto della tua vita. Visto? Lo sapevo che non ti piaceva. Non c'entra il quadro che stai dipingendo. Oppure c'entra, ma solo indirettamente. Ti assicuro, Kelly, io non voglio costringerti a fare... Ma ho l'impressione che tu lo stia facendo. È solo perché sono convinta che sei una vera artista, anche se tu trovi così difficile ammetterlo. Ma dammi un po' di tempo, Charity. Insomma, è successo tutto così in fretta. Certe volte mi sembra di recitare. Ti assicuro che quando dipingi sei proprio te stessa. Devi soltanto imparare a non avere tentennamenti, ecco tutto. È facile per te a dirsi. Per me invece non è mai facile aprire agli altri la mia anima. Adesso tu mi chiedi di farlo sulla tela. Ci vuole coraggio. Ci penserò, d'accordo? A dire la verità, credo che tu non debba fare altro che riprendere in mano quel quadro. Accetta un consiglio. Non smettere mai di dipingere. E non farti buttare giù da me. No. Tu non potresti mai buttarmi giù. E grazie per essere stata sincera con me. La vita è troppo breve per perdere tempo con le bugie. Adesso devo andare. Riposa bene. Anche tu. E mentre vai a casa non finire in un cumulo di neve. Non mi farò, sta tranquilla e non dimenticare quello che ti ho detto. Se tu e Al avete bisogno di qualcosa, chiamatemi, siamo intesi? Grazie. Ciao, a presto. Ciao.